Il viaggio alla scoperta del Camerun, dei suoi animali e della foresta che li ospita parte da qui, dal porto di Douala, il più importante di questa regione dell'Africa. Da questo porto transita tutto il legname del bacino del Congo e da qui quel legname viene trasportato in Asia, in Europa e anche in Italia. Ma per capire come funziona lo sfruttamento della foresta bisogna lasciare la città. Il viaggio è spesso rischioso perché le strade del Camerun sono fra le più pericolose di tutta l'Africa, soprattutto a causa dei molti camion che transitano con la legna. La foresta primaria che ricopre il bacino del Congo è seconda solo a quella amazzonica per estensione. È uno dei più importanti polmoni della terra dunque, ma non solo. La fauna e la flora che proliferano all'ombra di questo immenso ombrello verde hanno garantito il nutrimento a uomini e animali per secoli. Ma da qualche decennio le cose stanno cambiando. Oggi sembra che all'uomo della foresta interessi solo il legname. In Camerun le aree in cui è permesso il taglio degli alberi sono aumentate a dismisura negli ultimi 40 anni e uno dei primi importatori è proprio l'Italia. Secondo le Nazioni Unite, le foreste del Camerun sono quelle più sfruttate di tutto il continente africano e si registrano ancora molti casi di taglio illegale, come è stato documentato da molte organizzazioni internazionali. Questi tronchi sono stati tagliati al di fuori delle aree permesse dalla legge. Secondo un'indagine condotta dalla Banca Mondiale, pare che addirittura il 50% del legname estratto dalle foreste del Camerun venga tagliato illegalmente. Entriamo in una delle aree in cui è permesso il taglio del legname. Questa è una delle tende dove dormono gli uomini che lavorano in foresta. Qui c'è posto per 10, ma in tutto il campo sono 45. Questi uomini trascorrono lunghi periodi senza tornare al loro villaggio. Vivono nella foresta come se fosse un cantiere. Sono la manovalanza locale che viene richiesta dal governo alle imprese straniere. Questo albero, che verrà tagliato, ha più o meno un secolo. Questo terreno probabilmente non era mai stato esposto alla luce del sole perché era protetto da un immenso ombrello naturale di foresta pluviale. Queste sono le conseguenze della deforestazione. Qui siamo in una zona della foresta identificata con il numero 2. Lotto di taglio 10072. È una delle aree di taglio date in concessione alla Sefac, la più grande azienda italiana impegnata nel taglio del legname in Camerun. La Sefac, come tutte le aziende che lavorano in Camerun, ha aperto centinaia e centinaia di chilometri di strade in foresta per andare a tagliare il legname. In alcuni casi anche illegalmente, come ha dimostrato una ricerca indipendente del maggio 2009. Ecco che fine fanno gli alberi dopo essere stati abbattuti. Questa è la segheria della Sefac, dove arrivano tra gli 8 e i 10.000 alberi all'anno e dove trovano lavoro circa 600 persone. Il fiume Sanga, che segna il confine fra il Camerun e la Repubblica Centrafricana,
è una importante via di comunicazione dove, oltre al legname, transitano spesso i bracconieri con la carne di selvaggina per trasportarla verso i mercati delle città. Ogni anno, nelle foreste pluviali dell'Africa, vengono prelevati quasi sempre illegalmente fino a 5 milioni di tonnellate di carne. Questo triste raccolto potrebbe causare lo svuotamento delle foreste, l'estinzione di alcune specie e, alla fine, la fame per molti esseri umani. Per alcuni africani, la selvaggina è l'unica fonte di proteine. Per altri, cacciare e vendere carne serve a integrare i magri guadagni. I controlli sono severi e il governo, insieme alle associazioni per la tutela dell'ambiente, cerca di contrastare il fenomeno. La selvaggina sequestrata viene venduta all'asta, ma è un'asta particolare. Gli animali vengono venduti a un prezzo più basso di quello di mercato, oppure regalati per scoraggiare il bracconaggio. Il consumo di questa carne in foresta spesso risponde a esigenze di sopravvivenza. Ma quando arriva in città questa carne diventa un lusso che amano concedersi soprattutto i più benestanti. Non solo. Questa carne arriva anche nelle cucine di molte capitali occidentali, dove va sempre più di moda. Anche i pigmei bacà cacciano nella foresta, ma si tratta di caccia di sussistenza, cioè del cibo necessario a far sopravvivere una famiglia. E questa è permessa dalla legge. L'uomo sta svuotando la foresta dei suoi animali e delle sue immense ricchezze. Forse dovremmo prendere esempio da questo piccolo pigmeo bacà.